Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Giochi da recensire. Oggi recensiamo Nameless Land, i giorni delle fiamme. Allora, Nameless Land, i giorni delle fiamme, la prima espansione ufficiale uscita per questo gioco, che va ad affrontare un immaginario molto classico e direi essenziale dei post-apocalittici. Parliamo ovviamente dei deserti, percorsi da veicoli sgangherati, esplosioni, fiammate, gente che usa lanciafiamme e non si capisce perché già fa caldo. Insomma, che la possibilità di bruciare tutto. Il tutto, come diciamo, nei più classici dei Mad Max. Questo, signori, è Nameless Land, i giorni delle fiamme. Ma iniziamo a parlare di quello che troveremo nel manuale di Giorni delle Fiamme di Nameless Land. Allora, all'interno del manuale troveremo la descrizione della cresta arida, una zona del continente nord. Arida, stranamente il nome corrisponde. Una zona piena di vulcani attivi, piena di deserti, dalle temperature spropositate, dove l'assideramento e la morte per la semplice esposizione ai raggi del sole è all'ordine del giorno. Questo è quello che troverete nella cresta arida. La cresta arida poi è stata divisa all'interno del manuale in diverse zone, precisamente in tre macro zone che ne vanno a caratterizzare le varie parti. Parliamo dell'arido sepolcro, del Mr. Mistral e del Red Chirrup. E queste sono le tre zone in cui vedrete diviso la cresta arida, dove appunto viene ambientato questo manuale. All'interno potrete trovare una buona presentazione appunto della cresta arida, delle sue zone, dei suoi insediamenti e informazioni interessanti per caratterizzare e dare una nota comunque caratteristica di Nameless Land o comunque di un post-apocalittico ad ognuna di queste zone. Quindi in quelle parti è stato fatto un ottimo lavoro. Ci sono anche delle bellissime pagine di introduzione realizzate come se fossero scritte dai sopravvissuti, che lasciano dei messaggi. Questi messaggi, ecco qui un esempio ragazzi, questa qui a destra, come se fossero dei messaggi lasciati su alcuni libri posti, libri bianchi lasciati in punti strategici, dove si possono lasciare dei messaggi. Perfetto, queste pagine di sopravvissuti sono degli ottimi spunti per l'ambientazione, danno cenni di trame nascoste, di personaggi, di possibili quest, di situazioni anche proprio politiche o comunque di sociali attualmente nella zona, se ci sono razziatori, come sono, se ci sono mostri, di che tipo sono. Insomma, sono veramente delle pagine che ho trovato utilissime, perché in una pagina riescono praticamente a dare tante informazioni, molto diciamo ispirate, o potremmo così dire pillole di ambientazione, che riescono a rendere magnificamente, molto di più di quanto probabilmente avrebbero reso spiegate nel dettaglio in maniera classica. Ci sono anche all'interno del manuale degli interessantissimi boxettini che vi danno delle informazioni in più su personaggi, PNG famosi, zone ancora più particolari, misteri, insomma tutto quello che potrebbe aggiungere interessante materiale a questa ambientazione. Le ho trovati veramente utili perché aiutano molto a spezzare. Questo è un esempio di questi che dicevo, il boxettino qui, ragazzi. Sono interessanti per spezzare quello che è appunto il manuale, in modo che ogni tanto comunque ti si metta, anche se sono pagine di regole, ti si mette un boxettino di ambientazione in modo da staccare un attimino, e sono una soluzione veramente buona e intelligente. Non relegare tutta l'ambientazione solo da una parte, tutte le regole solo dall'altra, ma fare anche un po' di
in contaminazioni da una parte e dall'altra dei due argomenti, e quindi l'ho trovato veramente utili al loro scopo. Inoltre, infine, in questo manuale, oltre a presentarci gli insegnamenti, presentarci le bestie, presentarci le zone, le tratte carovaniere, tutto quello che concerne i PNG famosi, rilevanti, c'è anche la presenza di un nemico, di una minaccia generale per tutti quelli che abitano nella cresta arida. Ed è una cosa che io trovo veramente comoda, utile, perché sapere che comunque c'è un nemico grosso, a prescindere, che potrebbe in qualsiasi momento insinuarsi nell'avventura, non è affatto male, anzi è un'ottima scelta narrativa. Non è detto che debba per forza entrare nelle vostre partite, ma sapere che la Militia Salamander, che sono questo gruppo di razziatori, criminali, briganti, però organizzati in maniera militare e sono tutti dei piromani e hanno vastissimi mezzi militari, armamentari e tutto il resto, e sono anche in tanti, diciamo che dà una... vi lascia con una consapevolezza di che cosa potreste trovare. È come sapere che c'è là, faccio esempio fantasy, Sauron, ma voi affronterete degli orchi in giro, ma là c'è Sauron, sapete che c'è quella minaccia che incombe. Sapere di questa minaccia incombente, che è una cosa che trovate in svariati altri giochi, questa escamotage, altro esempio che mi verrebbe da dire è per esempio in Sine Requie, sapere comunque dei morti, la piaga dei morti viventi, quindi è una minaccia costante. Sapere dell'esistenza di questa minaccia costante formata dalla Militia Salamander riesce a dare un'impronta molto caratteristica a questa ambientazione, che ho apprezzato nella sua parte descrittiva veramente, veramente tanto. Ma in questo manuale abbiamo quasi anche un manuale di avventure all'interno, o comunque un manuale con una mini campagna al suo interno, che ne caratterizza buona parte il manuale. Perché? Perché per renderlo al massimo questa mini campagna verranno caratterizzati due insegnamenti, due luoghi. Uno è un insegnamento vivo, Vorticum, molto, molto interessante l'idea con queste ventole attivate dall'energia dei pannelli solari che permettono di mantenere la temperatura a un livello decente in modo che la gente non muoia per appunto le alte temperature. L'altra invece è la metropoli estinta di Broillard, non so neanche se l'ho detta giusto, ma Broillard, che praticamente è invasa da questa nebbia, da questo fumo che ne nasconde quasi totalmente i lineamenti, e al suo interno cela mostri senza nome, ovviamente, che noi dovremmo affrontare. E quindi queste due città vengono caratterizzate bene per permettere di realizzare un'avventura che porti in entrambi i luoghi. L'avventura è una buona avventura, ragazzi, è cattiva, è molto cattiva, molto interessante sotto vari aspetti, e abbastanza libera, con la possibilità comunque, anche leggendo, di gestirsela un po' come si vuole. Ma rimane il fatto che è un'ottima avventura per presentare questa ambientazione, presentare la cresta arida, presentare il continente nord con le sue situazioni terribili. Veramente l'ho trovata una buona avventura, ben caratterizzata, perché vengono specificati nel dettaglio i due insediamenti, quello che si trova, quello che si può trovare, i PNG o meno, le zone dove si possa trovare cose particolari. E dopo avviene anche l'avventura, che va ad aggiungere ulteriore materiale al fuoco e dà anche un senso per cui i personaggi si dovrebbero muovere in questa avventura. È una delle migliori avventure che ho letto nell'ultimo periodo. Veramente, veramente realizzata bene, ragazzi. Non si può dire molto di questa, se non che alcuni dei personaggi secondari, dei PNC secondari, non sono a livello del resto. Ce ne sono alcuni caratterizzati meglio, altri molto macchiette e poco approfonditi o malresi, diciamo, nella loro descrizione. Alcuni li riesci facilmente a immaginare in testa, riesci a capire come potresti tu da master renderli, e tu da giocatore cosa ti potrebbe rimanere in testa di quei personaggi. Altri purtroppo sono dimenticabili, ma questo per fortuna non avviene con molti personaggi, solo alcuni dei personaggi secondari risentono di questo problemino.
Passando invece alla roba che scotta, in questo capitolo della recensione voglio inserire tutte le regole, perché ce n'è di roba in questo manuale di regole. Sono 160 pagine, 170 pagine, e un'ottantina buona comunque sono di regole, armi, nuove maestrie e tutto il resto, e quindi tenderò a mettere tutte insieme. E per cui, passando al lato un po' più tecnico, allora, abbiamo un'aggiunta di diverse armi, alcune caratteristiche, altre che sembrano solo dei rifacimenti di quelle del manuale base con alcune caratteristiche diverse, ma rimane il fatto che abbiamo anche qui diverse armi, soprattutto armi incendiarie, molto interessanti quelle da vedere. Le maestrie, ci sono nuove maestrie che sono state aggiunte per poter variare, alcune si legano bene al continente nord e quindi al tipo di ambientazione qui caratterizzato. Alcune di queste maestrie purtroppo le ho trovate simili tra di loro perché trattano ambiti molto simili, solo con qualche parametro differente di volta in volta, e puntano sul coordinamento degli alleati, che siano altri predoni come te, che siano dei cittadini qualunque, che siano dei soldati. Però si tratta di alcune classi, precisamente tre, che sono abbastanza simili tra di loro e che non ho trovato neanche troppo pertinenti al tipo di ambientazione che mi va a caratterizzare, comunque con poca gente, insediamenti abbastanza ridotti, pochissime risorse, insomma, l'ho trovate ridondanti mettere ben tre classi abbastanza, o maestrie, abbastanza simili tra loro, ed è un peccato. Tornando a quello che troviamo qui nella sezione regola, abbiamo anche i vari doni del nuovo mondo, mutazioni, veleni, eccetera, eccetera, ragazzi. Veramente c'è tanto, tanto materiale che permette di creare nuove build per chi ama questo concetto all'interno dei giochi di ruolo, che quindi danno molte più scelte e molta più varietà, e alcune riescono a caratterizzare bene questa zona in modo che non sembri semplicemente un'altra qualsiasi zona di Nameless Land, ma semplicemente c'è il deserto. No, ci sono anche delle regole apposta, ci sono degli oggetti apposta, delle sostanze, delle droghe apposta che si trovano solo qui. Insomma, si riesce abbastanza bene a caratterizzare, a dare un'identità ben definita alla cresta arida. C'è anche la presenza di un buon bestiario, abbastanza variegato, interessante, che presenta mostri o personaggi razziatori che potresti trovare all'interno della cresta arida. Non tutti ispirati allo stesso livello, ma alcuni mostri mi sono piaciuti veramente, veramente un sacco, ragazzi, e potrebbero diventare per gli amanti di Nameless Land un must da inserire alcuni di questi. Io personalmente ho apprezzato molto gli insettoni che si cibano dei cadaveri e poi iniziano man mano a scemare in giro cercando altra carne. L'ho trovati veramente inquietanti e quindi funzionali al loro scopo. Unica grande però pecca che mi viene da dire ancora di questo manuale e che feci già notare il manuale base e che so che i ragazzi della Eleven Ace, gli autori appunto di Nameless Land, hanno cercato di sistemare, di mettere a punto invece negli Schiavi delle Maree, l'espansione successiva. Bene, neanche qui c'è la personalizzazione dei veicoli. Ci vengono presentati alcuni veicoli, ci vengono dati in maniera standard, precisi, sono quelli, pum, basta. Ed è un enorme peccato perché in un'ambientazione desertica alla Mad Max io voglio caratterizzare i miei veicoli, perché probabilmente le migliori avventure le farò a bordo di un veicolo che viaggia per il deserto, scappando da razziatori o inseguendo bestie pericolose. E non poter personalizzare un veicolo rimane la grossa mancanza di questo gioco. È l'unica vera grossa mancanza di questo manuale. Purtroppo è proprio la nota stonata che troverete al suo interno.
però ve l'ho già detto in modo da non rimanerci poi voi stessi delusi nel caso non troviate appunto questo all'interno del manuale. Passando invece alla grafica e impaginazione di questo manuale, cosa possiamo dire? Allora, ho trovato l'impaginazione estremamente curata e accattivante, ragazzi. È tutta molto personalizzata nel layout, nello sfondo, nella scelta dei font, nell'inserimento delle immagini come se fossero appiccicate sopra. Veramente, l'ho trovata una bella, bella, bella scelta di impaginazione. Veramente funzionale, veramente bella, che rende accattivante la lettura e mai troppo noiosa, anche nelle parti più tecniche, come le regole. In più abbiamo un ottimo livello delle illustrazioni e anche la copertina risulta di ottima qualità, ragazzi. Quindi il livello grafico, anche questo, in questo caso, è veramente buono, veramente, veramente buono. Certo, ci sono alcune illustrazioni, alcuni disegni che non sono a livello di altri, ma non si tratta mai di disegni che sono molto sotto livello, semplicemente alcuni degli illustratori o comunque dei disegni sono più ispirati e resi meglio di altri, ma a livello qualitativo generale è veramente, veramente buono. Passando invece al rapporto qualità-prezzo, che dire? Allora, per 23 euro questo manuale offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, ragazzi. I contenuti sono numerosi, ricchi e graficamente appaganti. C'è veramente tanto tanto materiale. Si parla di ben 180 pagine per 23 euro. La copertina non è cartonata, l'interno è in bianco e nero, però rimango nel fatto che sono ben 180 pagine e il materiale qui dentro è veramente veramente tanto, se siete ovviamente dei appassionati di post-apocalittico. Passando invece alle considerazioni finali su Nameless Land, I giorni delle fiamme. Si tratta di una perfetta ambientazione, secondo me, di espansione al brand Nameless Land, che alza il livello qualitativo dei vari prodotti. Piazza un nuovo gradino di qualità. Il manuale base non era affatto male, era gestito bene tutto, ma questo manuale, I giorni delle fiamme, secondo me invece è di tutt'altro livello. È un livello superiore, meglio gestito. Si denota una presa di coscienza di quello che non era stato reso al massimo all'interno del manuale base. Si è più concreti, si arriva più facilmente all'obiettivo. Anche le regole sono rese e spiegate in maniera meno prolissa in questa espansione. Insomma, I giorni delle fiamme è un'ottima espansione, veramente veramente buona, che alza il livello qualitativo dell'intero brand e che soddisfa l'interesse di tutti quelli che amano le torride ambientazioni post-apocalittiche, desertiche, alla Mad Max. Appunto, si può dire quasi che questo manuale lo consiglio a tutti quelli che, a prescindere se gli piaccia Nameless Land o meno, o che utilizzano poi altri sistemi o altre ambientazioni, questo manuale vi darebbe un sacco di idee per le vostre campagne post-apocalittiche. O se siete degli amanti del post-apocalittico, per il suo prezzo, direi che potrebbe anche essere, sotto alcuni aspetti, un'ottima lettura se siete magari persone che appunto piace leggere di queste ambientazioni e vogliono trovare degli spunti per i loro personaggi, magari di live post-apocalittiche, di partite di ruolo post-apocalittiche, di racconti che vogliono scrivere post-apocalittici, insomma, qualsiasi cosa. Veramente un ottimo prodotto, ragazzi, consigliatissimo se amate il genere. Se non amate il genere, chiaramente non troverete in questo prodotto quello che vi interessa. È un post-apocalittico in tutto e per tutto, non si può usare per qualcos'altro, ma quello che voleva raggiungere, quindi essere un'espansione di Nameless Land e portarci nei torridi deserti del continente nord, beh, questo manuale ce l'ha fatta perfettamente. Apprezzi il lavoro di The Evil Company e Dice Games Italia? Potremmo fare anche di più se tu ci dessi una mano diventando nostro sostenitore con Patreon. Potremmo realizzare più eventi, fiere, fumetti, giochi, progetti, live e in cambio riceverai anteprime, prodotti e ricompense esclusive.